Progetto Fiducia, acronimo di Famiglie Immigrate, Donne Unite nei Centri per l'inclusione lavorativa ANOLF, un'iniziativa che si rivolge alle donne immigrate, un progetto di integrazione e di inclusione sociale della durata di 24 mesi. Il progetto Fiducia è un progetto finanziato dalla Fondazione per il Sud con partner regionale eh, l'ANOLF. Che a cascata viene trasmesso in tutte le ANOFE provinciali. Il progetto prevede la formazione di eh, donne immigrate per l'assistenza domiciliare e familiare. Eh, giusto per capirci l'abbadante del momento, eh, questo eh, obiettivo è intanto favorire e cercare di creare posti di lavoro. Per queste donne immigrate e non cercare di, di isolarle e di immaginarle, cosa a cui l'ANOLF guarda sempre con attenzione quella dell'integrazione, Ma anche per offrire personale qualificato. Noi vogliamo garantire professionalità alle famiglie che si dovranno rivolgere a noi. Noi dopo che avremo preparato. Eh, queste figure eh, si creerà eh, un eh, albo regionale, d'accordo con, eh, con l'assessorato regionale alla famiglia, un albo regionale dove si potrà attingere a questo, a, a questo personale. In questo progetto sono impegnate eh, due figure molto importanti che sono i nostri mediatori culturali. E Inde Fara e Tariq Marfocchi, due figure molto oh, importanti per, per la nostra struttura, in quanto sono oh, loro che hanno il contatto diretto con, con questa gente, loro che hanno il termometro di misura del bisogno di questa gente. Quindi loro saranno molto preziosi anche nella selezione delle, di, di queste persone. Per le donne coinvolte sul territorio regionale, comincerà una fase di formazione per l'assistenza domiciliare e familiare. Verrà anche istituito un albo regionale in cui saranno inserite le figure professionali e, sempre nell'ambito del progetto, attivati 12 sportelli in tutta la regione. Il progetto Fiducia rappresenta una delle tante progettualità che l'ANOF, insieme alla CISL, ha portato avanti e sta portando avanti sul territorio di Caltanissetta. Ovviamente, l'obiettivo fondamentale. È quello di favorire l'accoglienza e l'integrazione di tutti i soggetti stranieri residenti sul territorio. Quando parliamo di integrazione, chiaramente noi parliamo di buona integrazione, quindi di un'integrazione di natura socio-economica che deve favorire l'inclusione sociale attraverso il lavoro, contrastando qualunque forma di lavoro nero. Questi sono gli obiettivi prioritari che stiamo cercando di perseguire anche attraverso l'attivazione dei 12 sportelli che verranno aperti su tutto il territorio regionale.